Le notizie diffuse negli ultimi giorni sulla creazione del quarto polo sanitario ad Enna hanno destato allarme e preoccupazione in città e nell'intera provincia, animando il dibattito pubblico e sui social anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro spontanei a cui in poche ore hanno già aderito centinaia di cittadini. Nel fine settimana è nato un gruppo denominato Policlinico Universitario, formato da ragazzi universitari o da semplici cittadini. Di tanto il consigliere comunale Annalisa Petitto ha chiesto al presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì di convocare un consiglio comunale straordinario, urgente, aperto alla città, a tutti i sindaci dei comuni della provincia e a tutta la deputazione nazionale e regionale di Caltanissetta per discutere su questa vicenda. Il comunicato stampa è stato diramato a tutti gli organi di informazione di Caltanissetta a seguito di una richiesta che ho formulato al Presidente del Consiglio affinché convochi in maniera urgente e con modalità straordinarie una seduta di Consiglio Comunale aperta a tutti i sindaci, a tutta la deputazione nazionale e regionale della città di Caltanissetta. Oggetto il policlinico a Caltanissetta. Le ultime notizie non sono assolutamente tranquillizzanti, sembrerebbe che ci siano manovre da un punto di vista regionale per fare ad Enna il quarto polo sanitario della Sicilia con annessa creazione del policlinico ad Enna. Ritengo che il Consiglio Comunale sia l'organo deputato a discutere, a prendere atto anche della posizione dei suoi deputati e dei sindaci, ma cosa più importante, ritengo che la città di Caltanissetta debba ricompattarsi davvero in battaglie per il futuro della città e dei giovani, ma anche battaglie assolutamente del presente. Deve ricompattarsi intorno ad un'idea di città, una visione di città e deve scoprire tutte le migliori energie per portare nei tavoli dove si decide le istanze vere e sentite della comunità nissena.